Se l'indennità del parlamentare è all'incirca 5.000 euro lordi, che corrisponde a circa 5.000 euro netti, allora mi chiedo... 10.000 lordi e 5.000 netti, allora mi chiedo, queste 3.500 spero che vengano prese dall'indennità e non dai rimborsi, perché se dovessimo utilizzare i rimborsi per pagare il partito, credo che sia ancora più grave. Quindi a maggior ragione questo ordine del giorno, così come i precedenti che parlano anche di semplice rendicontazione, vogliono raggiungere quel principio di trasparenza che questa Camera si dovrebbe dare. Grazie. Deputato Caparini. Sì, grazie Presidente. Ma tra opinione o precisazione, diciamo che il confine è molto labile, Presidente, quindi... la risposta al deputato Crippa mi sembrava piuttosto vaga, e però seguo il suo filo conduttore e faccio presente che sì, è vero, dal 2012 abbiamo ridotto l'indennità di carica del 37%, una prima tranche del 10%, una seconda del 30%. Ma il concetto che i colleghi del 5 Stelle vogliono portare alla nostra attenzione e che anche la Lega Nord condivido è quello che noi veniamo eletti per svolgere delle funzioni, tra cui ci sono anche quelli di membri della segreteria di presidenza, delle presidente di commissione come quelle dell'Aula, e quindi in quanto deputati noi svolgiamo quelle funzioni, per cui non è necessaria una integrazione dal punto di vista dell'indennità, perché è nello svolgimento stesso delle nostre funzioni che noi come dire, abbiamo la natura dell'indennità e quindi la corresponsione economica. Dato per assodato questo principio, quindi è condivisibile il punto di vista per cui tutto ciò che è in più all'indennità di carica di tutti gli altri parlamentari in questa Aula deve essere tolto. Quindi noi accediamo a questa richiesta, condividiamo il punto di vista per cui chi è qui in questa Aula è uguale e ha diverse mansioni, diverse funzioni che svolge, ma per le quali non deve percepire alcunché di diverso da, evidentemente da tutti gli altri. Allora, la ringrazio deputato Caparini. Allora, adesso c'era il deputato Scotto. Grazie Presidente. Lei giustamente parlava di precisazioni. E io vorrei precisare alcune cose, auspicando che altri colleghi di altri gruppi facciano altrettanto. Intanto aspetto una precisazione, una correzione rispetto alle parole che ho ascoltato prima dal collega D'Ambrosio, sempre disponibile ovviamente a confrontarmi in tribunale, rinunciando anche all'immunità parlamentare, se necessario, rispetto a quelle cose. Secondo punto. Precisazioni, Presidente. Ho sentito una collega del Movimento 5 Stelle che parlava delle risorse che Sinistra Ecologia, che i deputati Sinistra Ecologia e Libertà erogano in maniera autonoma al proprio partito. Io rivendico questa forma di finanziamento alla politica e ai soggetti, perché è un fatto.